Tutti conoscono le nostre posizioni e le nostre proposte. Esse derivano da una concezione democratica assolutamente limpida, essendo la democrazia l'idea di un governo del popolo. Esse intendono dare innanzitutto ai cittadini e dal popolo un potere più grande di intervento nello svolgimento della vita pubblica. Elezione diretta del capo dello Stato, riforma del Parlamento e dell'esecutivo, referendum non solo abrogativo delle leggi, ma anche propositivo. Naturalmente, in questo contesto noi siamo pronti a discutere la riforma delle leggi elettorali. Se le forze politiche non riescono a raggiungere accordi tra di loro, se in mezzo alle diatribe, alle polemiche, alle tavole rotonde e dai ragionamenti stantii non riescono a partorire nulla di buono, se con tutto questo ostacolano e rendono impossibile il processo di rinnovamento istituzionale, esse non possono, non ne hanno il diritto, non potranno spingersi sino ad ostacolare e da negare un pronunciamento popolare, un giudizio dei cittadini. Un giudizio dei cittadini sulle questioni controverse, una riflessione ed una decisione del Paese che ha ben diritto di dire la sua su questioni essenziali che riguardano l'interesse generale, la vita collettiva, l'avvenire di tutti. Parallelamente si vengono aprendo le vie di una più larga cooperazione tra Est ed Ovest, soprattutto in Europa, dove è possibile costruire un tessuto di nuove relazioni intereuropee, aperte e fluide, improntate a fiducia e ad amicizia. Ora che gli euromissili se ne vanno e sono destinati ad andarsene verso la distruzione, occorre por mano a nuove misure di disarmo, tanto nel campo nucleare tattico e strategico che nel campo convenzionale di terra, di mare e di cielo. La parola d'ordine deve essere riduzione degli armamenti e non altro. Nessun paese europeo da solo può far fronte alle sfide del nostro tempo. Solo la cooperazione europea può garantire la pace, assicurare la protezione dell'ambiente e rendere possibile il progresso sociale. Vogliamo una comunità prospera, con una capacità economica e monetaria sufficiente per assicurare la crescita, l'occupazione e il benessere. Abbiamo bisogno di una crescita economica che assicuri la creazione di occupazione, la coesione economica, il benessere sociale, la protezione dell'ambiente e la solidarietà con il terzo mondo. Nei prossimi 10 anni la comunità europea deve poter diventare l'area economica più dinamica del mondo. E vogliamo un'Europa che conosca la solidarietà sociale e non sia soltanto un'area di libero scambio. L'economia italiana nel suo complesso attraversa ancora una fase di alto sviluppo. Il risanamento realizzato negli anni trascorsi e l'aggancio con il ciclo internazionale favorevole ha prodotto e continua a produrre risultati notevoli e in taluni casi financo straordinari. Mentre le prospettive economiche e la complessità del quadro sociale richiederebbero una forte azione di appoggio, di orientamento, insieme ad interventi chiarificatori e risolutori,
La situazione politica italiana naviga invece in acque confuse. La coalizione su cui sin dall'inizio della legislatura si fonda la maggioranza parlamentare non ha dato sino ad ora prova, e non pare volerne dare, di sapere e di volere costruire quel grado di solidarietà che è necessario per sviluppare con efficacia e con coerenza la comune azione di governo. C'è in realtà una crisi politica strisciante che corrode la coalizione. Una crisi che, se non viene affrontata e risolta nei modi in cui sarà possibile risolverla, finirà con il logorare tutti e alla fine provocherà forti danni al Paese. Noi vediamo ancora oggi larghi settori della Democrazia Cristiana e numerosi esponenti di primo piano di questo partito impegnati in modo quasi professionale in polemiche che sono dirette contro di noi, con una insistenza e con una puntualità che la dicono lunga sulle loro convinzioni politiche e sui loro propositi più o meno dichiarati. Noi abbiamo espresso un moto di delusione di fronte alla prima presentazione organica del nuovo corso comunista, iniziato con una nuova segreteria ed un nuovo gruppo dirigente. La benedetta alternativa è stata così bene incorniciata al congresso comunista che è parsa più o meno a tutti come un'alternativa alla Democrazia Cristiana, soprattutto quando questa non si mostra disponibile ad accordi e ad alleanze con i comunisti. Noi proponiamo una strategia di unità socialista, e cioè un processo di cambiamenti e di trasformazioni di natura tale da creare le condizioni per una progressiva convergenza ed unità di tutte le principali tendenze del movimento socialista originario del nostro Paese. Siamo in vista del traguardo delle elezioni europee. Cerchiamo un successo per noi e per il movimento socialista europeo. Socialisti, socialdemocratici, laburisti, uniti da un manifesto politico comune, affrontano una prova di grande importanza. L'obiettivo è quello di indebolire il fronte conservatore e di allargare gli spazi sociali di riforma e di progresso nella costruzione europea che sta avanzando. Un messaggio chiaro alle elettrici e agli elettori del Parlamento europeo, perché avanzi sopra ogni altra l'idea dell'unità politica dell'Europa, che fu l'idea propria di un grande pensatore patriota lombardo, Carlo Cattaneo, e delle grandi anime del nostro risorgimento, Mazzini e Garibaldi. A Sandro Pertini dedicheremo la vittoria socialista del prossimo giugno. L'unità socialista non è sufficiente. Se fosse stata sufficiente a modificare i rapporti di forza in Italia, noi l'avremmo già realizzata. La verità è che l'unità socialista non basta, bisogna socialdemocratizzare tutta la sinistra e iniziare un'opera paziente di ricucitura dei rapporti con quelle forze laiche, riformiste, con le quali il PSI può tentare di affermare un primato sulla sinistra prima di dar luogo all'ipotesi dell'alternativa. Nel passato i nostri due paesi e altre democrazie occidentali
hanno collaborato nell'interesse comune per la sicurezza e avevano in comune i valori umani. E noi speriamo che questi fattori di unità possano continuare nel futuro, fin nel XXI secolo. Ma oggi noi nell'Ovest, nell'Occidente, siamo anche di fronte a un certo numero di sfide per il futuro, che richiederanno ancora maggiore unità di quanto non abbiamo avuto nel passato. La quarta e più grande sfida per il futuro è di finire la guerra fredda ed eliminare la corsa agli armamenti nucleari. E sotto la leadership del segretario Craxi e quelli che sostengono i vostri valori in tutto l'Occidente, noi raccoglieremo queste sfide e lasceremo dietro di noi un mondo migliore nel XXI secolo. Cari amici, my dear friend Bettino, mio caro amico Bettino, I am very moved, sono molto commosso being at this congress, di essere qua a questo congresso, ricordando che le relazioni tra il nostro paese e l'Italia, tra il Partito Socialista Italiano e il Partito Laborista di Israele, data da lunghissimo tempo fa, ed è una relazione di grande amicizia. Io ancora ricordo la visita fattaci da Pietro Nenni insieme con Bettino Craxi a Israele nel 1971. Abbiamo avuto una pace con l'Egitto, come dicemmo a Pietro Nenni, e ora stiamo lavorando sodo per trovare una soluzione al problema palestinese. Da 5 anni l'Europa è nuovamente impegnata in un profondo cambiamento. 2 avvenimenti lo spiegano. Il rilancio della costruzione europea da un lato, simbolizzata dall'obiettivo 92, e dall'altro l'evoluzione nei paesi dell'est europeo e in Unione Sovietica, caratterizzata dalla perestroika. Spesso ci si chiede: questi due movimenti sono irreversibili? Non si può rispondere. Possiamo però rallegrarci del fatto che gli occhi del mondo siano nuovamente rivolti verso l'Europa. Quale presidente dell'Internazionale Socialista vorrei apportarvi i saluti più cordiali a tutti voi da questa comunità mondiale nostra. Siamo lieti di avere un partito così importante come Partito Socialista Italiano, come membro della nostra grande famiglia politica dell'Internazionale Socialista, e vogliamo che voi, socialisti italiani, sappiate
che l'internazionale è al vostro fianco, come questo congresso rende ben chiaro. I miei migliori auguri vanno a Bettino Craxi e ai suoi amici socialisti e alla democrazia italiana tutta. Grazie. Dobbiamo porre al centro dell'iniziativa e del confronto la riforma delle istituzioni, anzi la forma della Repubblica che vogliamo rinnovare. Sollecitiamo tutti a ripensare senza paura la possibilità di regole migliori, imparziali, trasparenti, regole giudicate e condivise da un popolo che ha la maturità per scegliere non più solo il partito a cui dare la delega, ma anche quale Costituzione, quale sistema elettorale, quale governo e quale Parlamento sono più adatti all'Italia contemporanea. Pensiamo che si siano accumulati tali e tanti problemi, sia in ordine all'attuazione del programma di governo, sia nelle relazioni tra i partiti di maggioranza, che si tratta di avviare un chiarimento fondamentale per decidere le sorti della decima legislatura repubblicana, stante il fatto che siamo a metà della legislatura e che il bilancio che finora si può consegnare al giudizio dell'opinione pubblica è piuttosto magro. Se il patto sarà saldato, se le risposte verranno, saranno queste nuove generazioni europee che vedranno dall'Europa la risposta ai loro problemi a fare l'ultimo passo, quello verso l'unificazione politica dell'Europa occidentale. Il Partito Socialista, la cultura cattolica e la cultura comunista tradizionalmente non sono state improntate all'ottimismo e neanche alla fiducia nella dignità nazionale, perché sono tradizioni queste che vedono nel mondo moderno, nel mondo del libero mercato e occidentale, non un bene ma un possibile male, e sono culture che non hanno senso dello Stato, perché l'una ha il senso della Chiesa e l'altra ha il senso del partito. L'indipendenza è un tratto del carattere, non un patentino professionale che si guadagna all'esame di Stato per giornalisti. Anzi, spesso chi grida più alto e più forte il proprio spirito di indipendenza grida per farsi coraggio. Ormai da 7 anni, da quando cioè, facendo onestamente e limpidamente il mio lavoro, sostengo apertamente e senza paura alcuna la giustezza della politica del Partito Socialista e del compagno Craxi. Noi abbiamo una situazione drammatica per quanto riguarda l'agricoltura, perché siamo stati penalizzati da alcuni provvedimenti unilaterali adottati dai paesi della comunità, quale la Francia e la Germania. Riteniamo che il problema del Mezzogiorno debba essere il problema centrale del nostro paese, del nostro partito, rispetto alla scadenza del 92. Innanzitutto io credo che noi dobbiamo lavorare all'interno del Partito Socialista e come donne socialiste per una comune condizione delle donne di Europa, e per fare questo io credo che sia anche importante avere donne socialiste al Parlamento europeo. Quindi bene ha fatto il partito a inserire 11 donne nelle liste per le europee. È sempre più viva l'esigenza e la consapevolezza che i problemi ambientalistici non possono essere risolti nell'ambito di un singolo paese, ma devono essere risolti nell'ambito di spazi molto più ampi. Alcuni hanno bisogno di essere risolti addirittura alla scala planetaria, come quelli della lacerazione del buco
della lacerazione dello strato dell'ozono, come quelli del riscaldamento della terra, il cosiddetto effetto serra, come quelli della distruzione delle foreste tropicali. I giovani ci aiutino ad arrivare là dove forse noi non siamo più in condizione di arrivare, a compiere uno sforzo per rinnovare le strutture del partito. Grazie a Dio in questo partito i giovani non mancano. Ci aiutino le donne, le quali debbono partecipare alla vita del partito sfuggendo alla tentazione di chiudersi in una sorta di ghetto femminile.